parlare così, ma sarò molto breve, nel senso che su un argomento così importante, così delicato, meritava da parte nostra non certo un rimando e un venire meno al problema, ma affrontarlo con maggior approfondendo meglio la questione. Invece così andiamo a sensazioni, a impressioni, e farci prendere dalle suggestioni e dalle emotività che io cerco di tenere a freno non è semplice. Quindi io spero e credo che si rimanga solo due annotazioni. Due. La prima. È chiaro che quando si è di fronte a questo aspetto qui c'è una via giudiziaria su cui qualsiasi parola si dica o si aggiunga può essere controproducente, anzi, il lasciarsi andare sarebbe veramente il top, prendersi una denuncia perché dici hai detto o fatto. Quindi dobbiamo avere fiducia, voglio dire, per quanto riguarda l'aspetto giudiziario, e vedremo quali saranno gli esiti. Però, per dare un senso alla nostra presenza qui oggi, diventa veramente difficile lasciarsi andare. Abbiamo una responsabilità, qualcuno ci ha votato, ci ha messi qui, e questo è uno dei primi aspetti che ci riguardano. Quindi sottacere, facendo finta di nulla. Credo che l'assessore faccia bene, credo che uno dei suoi doveri principali, nonché della Regione, è veramente controllare l'operato di questa azienda, che, ricordo, e non è la sola, si chiama Sereni Orizzonti. Ora, sarebbe facile lasciarsi andare all'ironia, anzi sarebbe anche un po' triste, un po' drammatico, perché quando leggo nel loro sito che la persona cura attenzione per l'ospite che per noi è sempre al centro con i suoi bisogni e le sue necessità, per quanto riguarda la comunità favorire l'aggregazione all'interno della struttura e la massima integrazione con la comunità esterna, per quanto riguarda la salute vogliamo promuovere il benessere fisico e psichico per migliorare la qualità della vita dell'anziano, e concludo sulla qualità dall'home page, bisogna fornire risposte adeguate in termini di efficacia, efficienza e professionalità del personale operativo. Ecco, io spero che la nostra posizione sia esattamente siderale rispetto a quelle che rientrano nelle loro volontà, e credo che su questo ci accomuniamo tutti. Allora, questo è un colosso, Sereni Orizzonti, è un colosso che merita una risposta altrettanto forte dalla massima istituzione che rappresenta la sanità. Quindi, nei termini legislativi, io chiedo veramente che la Regione e la Giunta si impegni, mettendole non mano avanti, ma ancora più avanti, dato che so che anche nel territorio sono giustamente interessati a gestire ulteriori casi di riposo, perché quello che è successo, se è vero quello che è successo, deve essere una risposta ferma e chiara, perché questa storia delle scatole cinesi, quando leggo che giustamente la società, probabilmente l'avrei fatto anch'io come amministratore delegato, mi costituirò in parte civile, dico no, Presidente, è troppo semplice, certo che mi costituisco in parte civile, ma quando in un'azienda composta da 12, 13, 15 elementi accadono fatti di questo genere, è vero, tu puoi avere un dipendente che va fuori di melone, puoi averne due che vanno fuori, ma quando ci sono 15 c'è un problema al vertice, quindi noi dobbiamo vigilare sotto questo aspetto. Quindi qui i problemi sono due. Uno, diciamocelo chiaramente, è mancato una cosa preventiva, un controllo preventivo, ma quello che non possiamo ammetterci, che nessuno ce lo farà passare, è il controllo successivo. Quindi c'è intelligenza, strutture, capacità, tutto abbiamo nella Regione Piemonte per mettere le mani avanti e per fare un serio controllo per quanto riguarda le cose che scrivono qui. Se per loro essere al centro della persona significa fare quello che è stato fatto, noi dobbiamo rivedere. Quindi non è che può passare un'allegra giornata di, che mese siamo, di marzo, così abbiamo parlato di Borgodaro, perché credo che abbiamo tutti l'età, qualcuno un po' più giovane, di aver gestito qualche anziano in famiglia, nonni, parenti, genitori. E provate a ripensare, perché se non ci mettiamo in quelle vesti lì di un nostro genitore, di un nostro padre, di una nostra madre, magari con l'Alzheimer un po' fuori di melone, dove sono dati i calci nel sedere, quattro schiaffi, forse noi abbiamo perso il senno. Quindi io non credo che ci siano altre priorità di questo. Io ho il terrore di questi tipi di colossi di società, perché stiamo perdendo il senso della misura, nel senso degli appalti, dove si appalta, poi si subappalta e poi si subappalta ancora. Ecco, allora cerchiamo di ritornare, di darci una dimensione umana e realistica. Io non voglio essere sottomesso all'economia, so benissimo che la politica è sottomessa all'economia, che questo principio qui lo troviamo solo nei libri, poi rimane un'utopia. Però per una volta proviamo a fare un esercizio della realtà, diamo una risposta adeguata a quello che dobbiamo fare. Quindi la prego, assessore, e vi prego, Giunta, di fronte a questo fatto qua voi dovete essere al massimo della severità, nell'interesse di quelli che sono le parti più deboli, che sono i parenti nostri e i parenti anche non nostri, sono tutti i nostri parenti su questi 5,5 milioni di abitanti, chiaro? Quindi io quando leggo queste bagianate qui nella loro page, mi girano un po' le scatole, mi faccia passare scatole, Presidente, perché voglio essere, parlare con i figli. Quindi, ripeto, chiudo,
massimo rispetto per quanto riguarda l'autorità giudiziaria, ma massima severità da questa regione, di cui ho il massimo rispetto, ma voglio dare un senso alla mia presenza modestissima in questa assemblea. Se non vigiliamo su questo, io tutto il resto passa in secondo piano. Io non voglio sottacere e non voglio stare dietro al ricatto di questa gente qua, chiaro? Perché questa è una roba neanche da terzo mondo, è una roba che grida vendetta e vergogna, mi fa schifo questa roba, sia chiaro? Quindi queste cose che vengono scritte qui, adesso terranno conto, perché stanno gestendo un sacco di case di riposo nel Piemonte, ok? Controlli preventivi e controlli successivi, ma non mi si venga a dire, non lo sapevo, 15 elementi non lo sapevo, bene, allora vuol dire che qualcuno non è capace a gestire le aziende, vuol dire che l'amministratore delegato è il primo che deve andare a casa, il Presidente e tutti quelli che ci sono. Sono stato chiaro, Presidente, la ringrazio molto e chiedo scusa per come esposto, ma queste cose, voglio dire, secondo me danno la cifra e il peso della nostra presenza qua, della nostra presenza qua. Grazie, consigliere Barazzotto. La parola all'assessore Saitta.